siamo ancora qui con due ricercatrici dell'INDIRE, anzi Pamela Giorgi che è prima ricercatrice all'INDIRE e con Irene Zoppi, collaboratrice di ricerca. E con loro vogliamo parlare di una questione molto particolare. Come sapete l'INDIRE è l'istituto che si occupa di ricerca educativa, di formazione anche degli insegnanti. Non dimentichiamo una delle lettere dell'acronimo INDIRE, che è la D come documentazione. Allora, la documentazione è un'attività importante per voi, anzi sta nel vostro DNA proprio, perché l'INDIRE nasce come biblioteca di documentazione pedagogica. Su questo terreno cosa state facendo, cosa avete intenzione di fare? Ecco, allora innanzitutto grazie di questa chiacchierata. La documentazione è centrale, diciamo, in tutta l'esperienza educativa, perché documentare è uno dei momenti importanti, no? che spetta alla scuola, che è quella di documentare le esperienze, soprattutto laddove le esperienze siano appunto esperienze di innovazione, perché questo permette la replicabilità, la diffusione, il confronto. Un caso tipico è stato quello dei grandi maestri come Mario Lodi, che hanno sempre, o Bruno Sciari, documentato e lavorato sul tema della documentazione. E anche INDIRE appunto porta all'interno del suo acronimo la D di documentazione, che in realtà si ancora a tutta la tradizione storica più antica di questo istituto, che come sai nasce nel 1925 con l'intento proprio di documentare quello che erano i processi di innovazione della scuola all'indomani della riforma Gentile. Oggi cosa ci rimane di quella documentazione? Ci rimane una traccia storica, perché ci rimane la sedimentazione di tutto quel materiale che confluì a Firenze e che appunto è stato poi, andò a costruire il primo nucleo del Museo Nazionale della Scuola e della collezione che oggi di INDIRE. E poi INDIRE ha continuato in questa tradizione, non dimentichiamoci che tutta la riflessione sui primi database che servivano per documentare parte proprio dalla BDP di Firenze, che era l'antecedente istituzionale di INDIRE. Quindi per noi è un momento, un elemento importante. Quando si parla di documentazione scolare bisogna tenere poi distinta quella che è la documentazione che si è sedimentata come storica e la documentazione, diciamo, cogente, quella che racconta l'esperienza cogente e che però si storicizza sempre, quindi nel momento in cui la raccogliamo già è predisposta per diventare storica, e questo apre il problema poi legato alle conservazioni di questi patrimoni, alla tutela, alla valorizzazione, che sono centrali per poi poter essere riutilizzati, perché una documentazione ti permette di poter riflettere bene su di essa quando è ben organizzata. Certo. Ecco, e voi sentiamo anche la dottoressa Zoppi, voi con le scuole lavorate anche sul tema della documentazione, perché avete anche delle attività, dei progetti finalizzati un po' a stimolare, no? La ricerca delle scuole anche sul proprio patrimonio storico, sul proprio patrimonio culturale. Di cosa si tratta? Ecco, noi abbiamo lavorato in particolare a sensibilizzare all'atteggiamento verso il patrimonio storico e quindi anche quello delle scuole, quello scolare. Abbiamo fatto molta attività in questi anni, ora a Didacta portiamo proprio due in particolare dei progetti che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno e che partono da due tipi di documentazione. Come ha detto Pamela, appunto una documentazione più contemporanea che a sua volta si storicizza, che nel particolare dei progetti di cui parleremo domani si tratta di documentazione filmica, sia quella prodotta da registi noti e meno noti e portata nelle scuole, sia quella che come linguaggio filmico viene prodotta dalle scuole stesse, quindi una documentazione che viene letta, che viene creata e a sua volta, essendo prodotto scolastico, diventa parte del nostro archivio contemporaneo. E in un altro incontro invece parleremo di formazione didattica, attività didattica col patrimonio più antico. Ecco, fate anche attività di formazione nei confronti degli insegnanti, quindi
su questo tema della documentazione. E gli insegnanti come rispondono? Vi sembra che siano motivati, che siano interessati? Perché è un lavoro difficile quello di documentare, non è semplice. Certamente, e come dicevo gli approcci sono di due tipi, quello di poter lavorare con le fonti, quindi con la documentazione che può essere reperibile nell'ambiente scolastico stesso, come si è detto prima, e quindi noi appunto abbiamo fatto molti incontri, soprattutto attraverso la forma del webinar con i docenti, proprio per portare degli esempi di buone pratiche, di attività che si possono fare con il patrimonio, che poi molto, non dico facilmente, però in modo abbastanza, con una certa sensibilità diciamo da poter acquisire, può essere riportato ovviamente al patrimonio della scuola stessa, quindi a ciò che si conosce anche da vicino. Grazie. Ecco, una piccola battuta finale. Nelle scuole voi avete lavorato anche per attivare i bambini, i ragazzi, gli studenti a ricercare nel proprio patrimonio di oggetti, di materiali che ci sono nelle scuole. Questo è interessante. È molto interessante perché il patrimonio scolastico, tra tutti i patrimoni considerati minori, è un patrimonio sempre a rischio di dispersione o di quantomeno di mancata valorizzazione, che poi è il prodromo della dispersione, e quindi è molto importante attivare il processo. Abbiamo fatto per esempio con Di Calter un hackathon che organizziamo insieme all'ICCU, all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, che era una sfida: scopri il patrimonio della tua scuola. Lavoravamo sul patrimonio scolari per poi attivare attraverso il patrimonio dei processi che fossero di apprendimento laboratoriale, perché poi lavorare col patrimonio è quello il senso, che attiva l'apprendimento autonomo, laboratoriale e anche tutti quei processi di educazione alla cittadinanza. Bene, quindi chi è interessato a partecipare a questa attività, la scuola che vuole partecipare, può scrivere all'Indire e dire: noi potremmo collaborare per riscoprire qualche pezzo di storia all'interno della nostra scuola. Attualmente quante scuole avete che lavorano su questo terreno? Ma noi lavoriamo molto in sinergia con le nostre reti, cioè con le avanguardie, certo, e soprattutto con la rete delle piccole scuole. Bene, quindi con le scuole delle aree interne. Quindi Indire si muove sempre su queste due grandi, diciamo, dorsali, che sono le nostre due grandi reti di scuole, e quindi noi ci agganciamo a loro. E poi abbiamo dei piccoli progetti come dei focus group, diciamo così, che facciamo con delle gruppetti di scuole, ma sempre 4-5 scuole alla volta. Bene, grazie a Irene Zoppi, grazie a te, a Pamela Giorgi, auguri per il vostro lavoro. Grazie, buona giornata.